Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro d'asino legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro, perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Carissimi amici di Lacrime d'Amore TV, bentrovati e buon inizio di Settimana Santa. Un asino. Può sembrare strano, ma il protagonista della Domenica delle Palme è un asinello. Anche se nel Vangelo di Marco, che proclamiamo in questa domenica, viene detto un puledro, viene un po' innalzato, ma è un asinello. Un asinello di cui il Signore ha bisogno. Se noi dicessimo asino a una persona, quella persona si offenderebbe certamente, come se lo dicessero a noi. Eppure il Signore ha bisogno di quest'umile animale, il cui nome diventa offensivo per noi uomini, per entrare nella gloria del Padre. L'ingresso a Gerusalemme è l'ingresso trionfale nella settimana del dono della vita di Cristo. Egli entra su questo umile animale, che è segno di disponibilità, di pazienza, di accoglienza. Eppure, come dicevo, il suo nome diventa offensivo, dicevo a uno, tu sei un asino, certamente quella persona si offende. Ecco, forse il Signore ha bisogno di asini, cioè di persone disponibili, con un cuore grande, che si mettono a suo servizio, anche se vengono umiliati, messi da parte, derisi, ma hanno il grande privilegio di portare il Signore. Il Signore forse chiede a ciascuno di noi di diventare, tra virgolette, asini. Non ci toglie la nostra libertà, perché nel Vangelo c'è scritto che ai suoi discepoli Gesù dice: dite che poi glielo rimanderò ai proprietari. Ecco, il Signore ci lascia sempre liberi. Liberi di metterci al suo servizio, in maniera silenziosa, discreta, in maniera che talvolta non viene compresa dal mondo, e talvolta i gesti di cristiani che vivono nella pienezza l'essere asinelli del Signore, per altri può diventare offensivo. Che il Signore ci conceda la grazia di essere asini nel suo nome. Buona settimana santa a tutti voi.